Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Alba di TFT e oggi ragazzi siamo qua con il primo episodio di Calcialba. Oggi ragazzi siamo qua perché andremo a parlare della Superlega, che appunto in questi giorni sappiamo tutti di questa notizia qua che sta sconvolgendo un po' il mondo del calcio, perché appunto tutti dicono che il calcio morirà per questa Superlega qua, per questo campionato a parte, che adesso ne andremo a parlare bene. Cos'è la Superlega? La Superlega praticamente è un campionato privato a parte dove parteciperanno tre squadre per ogni campionato. Per l'Italia hanno scelto Juve, Inter, Milan, Spagna, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona. Per la Premier League penso City, Arsenal e Chelsea. Per la Francia non lo so ancora, perché la Francia mi sembra che non è d'accordo nel partecipare alla Superlega. E per la Germania invece Leverkusen, poi c'è il Lipsia e il Bayern Monaco, invece il Paris Saint-Germain non sanno ancora se partecipa alla Superlega o no. Comunque, allora, io metterei in chiaro una cosa, che io non sono per niente d'accordo per questa cosa qua, perché appunto le squadre che lasceranno i rispettivi campionati dovranno giocare alla Superlega, e quindi è come mettersi un po' contro la UEFA, no? Perché appunto la UEFA ha detto che, tra virgolette, minacciato le squadre che lasceranno il campionato, che andranno a giocare alla Superlega, perché praticamente non, se andrai a giocare nella Superlega ovviamente non potrai più giocare in campionato, quindi se la Juve andrà nella Superlega come Inter e Milan non potranno più giocare in Serie A, e poi non potranno fare la Champions League o l'Europa League, e i calciatori di quella squadra, per esempio Ronaldo, Szczesny, tutti i calciatori della Juve e anche altre squadre, non potranno essere convocati nelle nazionali, quindi non potranno fare gli europei e i mondiali. Ovviamente voi direte, allora perché si è messa in mezzo a questa Superlega se ci sono solo cose negative? Perché le cose negative non sono tutte negative, ci sono anche delle cose positive, cioè economicamente i soldi, perché appunto chi parteciperà alla Superlega, ogni club che parteciperà alla Superlega gli verrà dato 500 milioni di euro nel club, quindi squadre come la Juve e l'Inter, che sono in debito a livello di economico, ecco, 500 milioni di euro entrare così, diciamo che li farebbe molto comodo, ecco. La Superlega dicono che inizierà il 21 agosto, anche se non è niente di ufficiale, come dicono tra un anno, due anni, non lo sappiamo ancora per esattezza, penso già quest'anno, quindi probabilmente il prossimo anno vedremo una Champions League, un'Europa League e un campionato diverso, vedremo il Napoli e l'Atalanta contendersi il campionato, vedremo il Sassuolo e il Verona in Europa League, vedremo la Roma in Champions quando è settima. È come togliere tre squadre importanti dal campionato, ecco, e quindi far salire altre tre squadre, la Serie B e la Serie A. Cosa molto molto negativa, perché non ci saranno più big match, ci sarà solo Napoli Atalanta, Roma Lazio, Roma Napoli, ecco, quindi Juve Inter e Milan non le vedremo più in campionato. Adesso io non so ancora come funziona bene la Superlega, cioè il campionato come si svolge, ecco, se ovviamente queste squadre qua si affronteranno tutte quante, le big d'Europa, però non so effettivamente se una squadra vince la Superlega quanto guadagna, ecco, a fine stagione, penso un bel po', perché comunque per le squadre che ci sono nel campionato si guadagnerà abbastanza, ecco. Ovviamente se un calciatore di una determinata squadra vuole partecipare alla Superlega, poi magari, non so, la squadra si ritira, tipo magari la Juve dopo due anni di Superlega si vuole ritirare, dovrà ricominciare dalla Serie D, dalla quarta divisione. Quindi vedremo la Juve giocare con tipo squadre tipo il Piacenza, negli stadi da tipo 5.000 posti, anche se adesso non si può andare allo stadio per il Covid, però vedrete come sarà, ecco. Non penso che una squadra verrà abbandonata la Superlega perché dovrà ricominciare dalla quarta divisione, quindi ci penseranno bene. Il Napoli ha detto già di sì, perché il Napoli non è ufficiale nella Superlega, però praticamente da come ho capito io ogni anno si potranno fare dei playoff, sarebbero tipo delle qualificazioni da squadre che non sono ancora nella Superlega per entrare nella Superlega. Io non sono d'accordo, come ho già detto prima, in questa cosa qua, perché ovviamente secondo me rovinerà il calcio, cioè mettersi contro la UEFA non è giusto. Sono d'accordo invece col Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, perché da come ho sentito io, quindi ragazzi se io sbaglio correggetemi nei commenti, perché non è che è certo che dica tutto giusto, ecco. Io sono d'accordo con Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, cioè che loro non vogliono partecipare alla Superlega, perché secondo me rovineranno il calcio, ok? Che vabbè, le squadre alla fine secondo me lo fanno solo per i soldi, cioè l'Inter è in debito, quindi partecipare alla Superlega, avere 500 milioni di euro in cassa così, gli fa molto molto comodo, però alla fine parlare del calcio come solo un fattore economico, cioè fa schifo, perché alla fine il calcio deve divertire, non deve essere per i soldi.
però ormai non guardano più quello, guardano solo i soldi, quindi non sappiamo cosa succederà. Come vedremo il prossimo anno il campionato, io spero, anche se ne dubito, che si stravolga tutto. Penso che sia ufficiale la Superlega, penso di sì. Quando vedrete sto video, non so quando, penso sarà ufficiale. Spero che queste squadre qua non abbandoneranno il campionato, quindi Juve, Inter e Milan, perché comunque, a parte, vabbè, tutti gli stereotipi, diciamo, della Juve, Ugo, queste cose qua, ma comunque vedere sempre un Napoli-Juve in campionato è sempre bello, sempre un gran big match, come Juve-Inter, Juve-Milan, tutte queste squadre qua. Spero non succederà, anche se probabilmente succederà già da agosto. Niente, io sono un po' triste, perché comunque sono tanti anni che seguo il calcio, ed è una cosa del genere sicuro non piacerà a nessun tifoso, ecco, non credo che qualcuno sia a favore della Superlega. Vedremo come si metterà il calcio, vedremo cosa succederà. Sicuramente verrà stravolto completamente. Adesso praticamente il calcio è solo economia, solo soldi parlano. Niente ragazzi, io direi che video può bastare qua. Ho parlato un po', ho detto un po' la mia di cosa ne penso di questa Superlega. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. E niente, qua da Alba è tutto, ciao.